Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Oves 1412 qua Dani. E qua Gigi per Yugi. E oggi siamo qua per fare la profile di profile bar report di un torneo GOT che ho fatto questo sabato. Sabato ieri, ok, quindi sabato 19. E niente, adesso vi parlerò un po'. Allora, praticamente questa è la profile, no? Non ve la faccio, farla vedere Dan? Non la faccio tutta perché sennò sarebbe una scocciatura, perché alla fine è pieno di standard in GOT, ok? E vi parlo semplicemente di alcune carte. E esatto, questa è la profile. Diciamo che è un custode di tombe. È un Gravekeeper, ok? Quindi un bel antimeta, tre giaggi e via. Allora, e partiamo. Partiamo così. Parliamo subito di... Andiamo a prendere semplicemente alcune carte di cui mi interessa raccontarvi qualcosa. Allora, ecco qua. Allora, le carte su cui mi si è concentrato molto il torneo. Allora, primo turno ho beccato uno Strike Ninja Monarch che aveva... Allora, prima partita la perdo perché... ho visto lui che non sono riuscito a calarlo per niente e i pomodori che hanno fatto schifo per tutto il torneo li ho cacciati mezza volta e hanno fatto schifo. Li ho dovuti giocare semplicemente perché poco prima mi ero dimenticato che Book of Moon fosse a 2 e non a 3 e allora ne ho tolto uno e mettendo un pomodoro. Non potevo giocare un pomodoro e basta. Allora ho tolto una compulsory e ho messo questa, però li toglierei tipo tantissimo, ok? Magari toglierei anche questi, metterei la terza compulsory, la terza compulsory e avrei ancora uno slot libero per magari metterci qualcosa, ok? Qualche trappola in più, ecco. Il terzo bottomless, magari ci metterei tre bottomless, per esempio. Ecco, del main non mi ha convinto questo. MVP del torneo è stata Tsukuyomi, bellissima da Dusa, raga. E due Tsukuyomi che praticamente hanno vinto la partita da sole perché io a un certo punto abbiamo stallato tantissimo e io avevo Tsukuyomi in mano e guardia così, che l'avevo portata di spia, e io continuavo a fare normal Tsukuyomi, buco guardia, passo e riprendo Tsukuyomi in mano. End face per l'avversario perché non poteva fare nulla, pescava, passavo, io pescavo, scopro, te lo faccio ritornare in mano, Tsukuyomi, normal, buco, passo. E siamo andati avanti così per tre turni, poi gli ho fatto ritornare in mano i Monarch e l'ho vinta, ecco. E, terzo game vado a sidare tipo due bottomless di nuovo perché... li avevo, cioè nel senso, sono andato a sedare di primo game, infatti poi l'ho vinta soprattutto grazie a Tsukuyomi, ecco. E nel terzo game i bottomless sono stati fondamentali, gli ho spaccato di tutto e anche tifoni perché su un possibile scapegoat che lui era costretto ad attivare e, per poi avere appunto i target di, cioè nel senso, per avere i proiettili bruti per i Monarch. E fortunatamente non ha mai risolto Strike Ninja e niente, quindi me la sono portata a casa il terzo perché poi gli ho messo una pressione assoluta e avevo sidato fuori Terraforming, l'ho rimesso dove ho dovuto rimettere e, perché dovevo vedere per forza la terreno. Nel primo game l'ho persa perché mi ha fatto scartare con Spirito Mietitore tre, cioè una Necrovalle e due Terraforming, quindi... Era tostissimo da vincere, non avevo più risorse praticamente. E, ecco, una scelta un po' particolare che ho fatto durante il torneo è stata togliere... cioè la terza l'ho vinta di ring praticamente, ecco, semplicemente. E quindi ero 1-0 contro Stack Ninja Monarch. Turno 2 mi appano e vado contro un mistone a caso di gialloni con gli equip, con l'ascia, quella che fa guadagnare 1000. Fortissima, e anche la metto i bottom e allora vinco la prima, la seconda la vince lui, la vince lei perché è una donna, gli mancavano 50 life points, ragazzi, mamma mia, ho rosicato come una bestia ed è per quella partita lì sono arrivato terzo e non secondo. E scelta particolare che ho fatto comunque è stata di togliere 1/2 judge, una volta ne ho anche tolti due, però toglierne uno è stata la cosa migliore, ecco. E ho tolto per il game 3, poi ho tolto
Ho tolto un Judge, un Terraforming, una Tsukuyomi, comandante che lo desidavo sempre, e i pomodori per mettere Bottomless e qualche spacchino per l'Ash, appunto, e per tutti gli equip che aveva. E quindi vado così, ed ero 2-0. Arrivo in finale, la prima la perdo malissimo, ero contro il Vampire. La prima l'ho persa davvero malamente e vado a sidare, metto di nuovo i bottomless che si sono rivelati MVP proprio ragazzi, fortissimi. E metto i bottomless, la seconda la vinco, mancavano 5 minuti, nella terza è arrivato uno che doveva darmi delle carte, poi mi ha chiamato, sì, ho avuto due telefonate e molto urgenti perché, beh, e niente, mi sono distratto tantissimo e ho sfasato come una bestia perché l'ho persa la terza, perché avevo, cioè l'ho proprio giocata male. E avrei potuto vincere tranquillamente, credo di sì, ma magari la side avrei dovuto, cioè ho visto poco la side, ecco, che adesso vado a farvi subito vedere. E dandomi una mano un attimo. Allora, questa è stata la side che ho voluto portare. Ok, allora questa è stata la side che ho voluto portare. Allora, loro fanno veramente schifo, li devo togliere, devo mettere il terzo di qualcosa, ragazzi, devo trovarmi una side più valida. Allora, Scapegoat l'ho messo una volta, l'ho cacciato e mi ha fatto stallare molto bene e mi ha fatto vincere quella partita. Fulmine Boltex non l'ho mai visto, Scambio Creature l'ho visto e ci ho vinto per quello perché contro Strike Ninja Monarch. E vabbè, reparto DD perché servivano, e due spacchini perché non fanno mai male, e due bottomless, due sette attrezzi, e questi qua che toglierei perché non li ho messi nemmeno una volta, non servono più di tanto. E niente, questa era la profile, scusate, questa era la profile, spero che... GG, spero che il video vi sia piaciuto, la teniamo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, stop questo video qua.